Prima uscita pubblica per l'assessore regionale alla famiglia Mariella Ippolito alla Strada Foglia. Un modo, come lei stessa ha ribadito, per incentivare le idee giovani e imprenditoriali e conoscere meglio il territorio provincia per provincia. L'occasione sono stati gli auguri di Natale. Nonostante il freddo gelido, numerosi sono stati i cittadini che hanno raggiunto il centro storico per partecipare a questo momento di aggregazione. La musica, il vin brûlé, le canzoni e la festa è stato lo spirito della serata. Un pensiero nel discorso del neo assessore alla famiglia, proprio alla madre malata, che ha creato un momento di commozione. L'assessore regionale ha visitato tutti gli esercizi commerciali che fanno parte della rete di impresa del mercato storico e ha scambiato con i proprietari, con gli esercenti, impressioni, idee e progetti. È un bellissimo momento che voglio condividere con tutta la città, con tutta la provincia, oserei dire con tutta la Sicilia, ma soprattutto con gli amici che mi sono stati accanto. E io sono, vi porto i saluti del presidente onorevole Nello Musumeci, vi porto i saluti della giunta. Noi siamo per una rinascita della nostra terra e un'attenzione per la società e per il mio assessorato in particolare, per le situazioni di fragilità economiche, per le persone ammalate, per le persone che non hanno valore, lavoro, e vi prego in questo momento di natalizio in cui si pensa alle luci, si pensa all'albero di Natale, si pensa ai regali, di pensare a chi è solo, a chi è abbandonato e chi è malato. E in questo momento io penso a mia mamma.